Allora, un buongiorno a tutti, buongiorno a voi che ci seguite dalle vostre case, che in realtà sono parti delle nostre classi e della nostra scuola come polo liceale. Tolgo anche questa mascherina che speriamo di toglierci per sempre, quanto prima possibile. E il saluto di una comunità che è presente anche in parte qui in presenza in auditorium, non siamo tanti in realtà per ovvi motivi di distanziamento, ma è parte di un impegno. E uno degli incontri, che devo dire tra gli incontri significativi che quest'anno hanno caratterizzato comunque una didattica che abbiamo voluto mantenere quanto più in linea possibile con la didattica, la formazione, gli incontri, la cultura, anche la politica a volte, ma soprattutto la crescita di voi giovani, di voi studenti, è una formazione che è una formazione che attraversa tutte le discipline. Dall'esperienza che abbiamo fatto con la Notte delle Scienze, l'esperienza del certamine, quindi gli incontri della cultura e della civiltà classica, e per arrivare poi agli ultimi due incontri, quelli che hanno caratterizzato l'economia, la politica, la sinistra, la destra. E oggi invece entriamo, a pochi giorni da un anniversario che purtroppo rappresenta un punto di debolezza, ma dobbiamo dire anche un grande punto di forza della solidità della democrazia e della Repubblica Italiana. E quindi ricordiamo il caso di Aldo Moro. E lo facciamo oggi in un appuntamento che si rinnova, perché la prima esperienza è stata un'esperienza che ci ha visto qui tutti presenti, oggi è un'esperienza che ci vede anche a casa, ma è l'esperienza che porta un testimone, sia perché l'ha conosciuto, ma sia soprattutto perché ha approfondito all'interno delle commissioni parlamentari quello che è stato prima del sequestro, durante il sequestro e poi tutta la vicenda che diciamo anche arriva agli ultimi sviluppi fino ad oggi. Io ringrazio l'onorevole Gero Grassi perché porta questa testimonianza e mantiene viva la presenza di Aldo Moro, una figura che è stata anche tanto legata alla città di Monopoli e quindi a quella che è parte della nostra storia. E lo ringrazio perché in una sorta di grande disponibilità con la Regione Puglia, con il Consiglio regionale della Puglia, ha portato qui con noi direttamente questa esperienza e soprattutto anche in questa data. Io ringrazio i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, gli studenti, quelli che sono qui presenti e che vi rappresentano, perché hanno loro fortemente voluto questo momento, che doveva essere parte di un'assemblea d'istituto, ma che poi abbiamo voluto dedicare monograficamente perché diventa un discorso proprio da lezione di storia contemporanea. E ringrazio anche il professor Annese. L'anche vuol dire perché il professor Annese si è fatto promotore, nello stesso tempo i contatti, l'organizzazione e rappresenta tutto il Dipartimento di Storia, quindi tutti i docenti che insegnano con voi storia e filosofia e le materie umanistiche. Ora lascio la parola a lui perché è particolarmente anche attento e conoscitore di questi giorni di Aldo Moro per introdurre il senatore Gero Grassi, che ringrazio e ringrazio tutti quanti voi presenti. Una buona giornata e un buon incontro. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Okay. Sarò brevissimo in questa mia introduzione. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare l'onorevole Gero Grassi per la consueta generosità, disponibilità con cui si spende ogni qualvolta si propone di intervenire per parlare di questo caso ancora così aperto nella nostra storia e, come vi dicevo, straordinariamente disponibile e generoso. Poi vorrei adoperare una sola parola in questa mia brevissima introduzione, che è ragazzi. I ragazzi, come diceva il preside, sono stati di fatto, con la loro autonoma iniziativa, i promotori. C'è stata quasi un'urgenza, una pressione che è stata esercitata su noi docenti, sulla scuola, sul preside, e noi l'abbiamo accolto benevolmente perché abbiamo capito che si trattava di una esigenza fortissimamente sentita, che poi si è manifestata in una sorta di fermento organizzativo, perché con il concorso della professoressa Del Melo, comunque i ragazzi si sono attivati per le connessioni, per tutto ciò che di tecnico era necessario oggi per l'essere qui in presenza, ma soprattutto per essere connessi con chi è a casa. E infine sono contento di dire che oltre a tutto questo, già di per sé lodevole, in questi giorni ho percepito
vivamente, esplicitamente una curiosità manifesta nei confronti di questa vicenda. C'è una voglia di comprendere e di comprendere meglio. Dico comprendere meglio perché quello che ho scoperto, e ho continuato a scoprirlo, stamattina, è che molti degli studenti sanno già molto. Le domande che hanno posto fino a poche ore fa, mentre arrivavamo qui in auditorium, rivelano che sono già informati sui fatti e che vogliono essere molto più informati sui fatti. Cito soltanto un aneddoto e chiudo, che la dice lunga su quanto c'è questo bisogno di conoscenza. Ieri sera, mentre cenavo tranquillamente, a un certo punto mi è arrivato un fuoco di fila di domande da parte di uno studente che chiedeva del bar Olivetti. Chiedeva? Del bar Olivetti, ecco, di Gronchi e delle connessioni sotterranee che ci sono tra quello che è accaduto in Via Fani, la figlia di Olivetti, di Gronchi, come lei sa, e quindi rilevava questo da parte di uno studente, che cosa? Un desiderio profondissimo di conoscere sempre meglio quello che è accaduto in quei giorni. Quindi io lascerei adesso la parola brevemente ad uno dei rappresentanti, perché se lo meritano, quindi grazie anche a voi. Romani Junior. Eccoci qui. Allora, noi non ruberemo più di 30 secondi a questo incontro. Io ringrazio tanto il professor Annese, il preside anche, e chiaramente l'onorevole Giro Grassi per la presenza, per la partecipazione oggi. E questo incontro, sì, è nato da un'esigenza, quella proprio degli studenti, di capire meglio tutto quello che c'è dietro questo avvenimento, il caso Moro, quello di cui parleremo oggi chiaramente. Quindi questa esigenza di conoscere parte della nostra storia, perché come prima diceva l'onorevole, Aldo Moro non è solo l'uomo, ma è la storia, parte della storia italiana, e questa esigenza noi non potevamo che cercare di rispettarla, e quindi siamo subito partiti con l'invito, e ringrazio ancora, perché ci tengo davvero, l'onorevole per aver dato subito l'ok e la partecipazione. Grazie a tutti e buon incontro. A me, c'è qualcuno che deve le domande? Sì, l'onorevole si è reso disponibile a rispondere alle sue domande che dovrebbero essere dall'auditorio. Quindi potremmo anche cominciare in modo, diciamo così, divergente, nuovo. Perfetto, quindi per qualsiasi domanda potete farla arrivare in qualsiasi modo, anche tramite i nostri numeri, poi noi provvederemo a esporle all'onorevole Giro Grassi. Se c'è qualche domanda già qui dall'auditorio, tramite la professoressa del Melo, su YouTube, tutti i vari metodi che ci sono. Io passerei adesso però la parola all'onorevole. Va bene. E ancora buon incontro a tutti. Se sono qua, la colpa è sua, sappiamo. Il merito è del preside, ma la colpa è sua, che mi ha invitato. Allora, anzitutto, buongiorno. Buongiorno, se non riesco a sistemare il filo. Attenzione, preside, perché il filo sta. Passato in mezzo. Ok, perfetto. Mentre parlava il preside, il professor Annese, riflettevo e ricordavo che per me quello di oggi è soltanto il 920° appuntamento in 5 anni. E riflettevo che domani sono a Polignano, dopodomani al liceo di Bitonto, venerdì al liceo di Trani, sabato mi riposo e domenica mattina faccio la commemorazione a Maglie e la sera all'Ocorotondo. La prossima settimana iniziamo Genova, Napoli, eccetera, eccetera. E perché dico questo? Perché la vostra richiesta, io accolgo tutte le richieste, perché se uno chiede significa che ha bisogno e vuole.
e quindi io supero i formalismi, cerco sempre di accontentare tutti. Perché? Dicevo al preside e ai ragazzi prima fuori, quello che volgarmente viene chiamato il caso Moro è la storia d'Italia, dagli anni del fascismo ad oggi. E non esiste persona in Italia che, seppur uccisa 43 anni fa, ogni giorno sta sui giornali. E sta sui giornali non solo per la morte, ma soprattutto per il pensiero, per quello che ha rappresentato Moro. Ora, voi vedrete fra poco un lungo filmato che è la mia relazione completa, perché a marzo dell'anno scorso, quando è scoppiato il lockdown, noi nella nostra ignoranza e presunzione pensavamo che il lockdown, passato marzo dell'anno scorso, scomparisse, e quindi registrammo le 10 scuole di marzo 2020 in regione con la chiavetta, e mandammo la chiavetta alle scuole che a loro volta lo mandavano ai ragazzi che stavano a casa. Purtroppo stiamo ancora lavorando con la chiavetta, perché questa è la prima scuola dove io trovo tanti ragazzi. Cioè, normalmente ne trovi 2, 3, 10 professori, il preside, e dalla piattaforma parliamo a casa. Nella relazione, avendo io la certezza di non avere di fronte gli interlocutori, ci ho messo di tutto di più, tutte le domande possibili. Certo, quella di Gronchi non ci sta, non ve la spiego. Anche perché la relazione dura 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti, non è che potevo parlare 6 ore. Che cos'è la relazione? È un ideale viaggio dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Questo viaggio parte da una condizione nella quale a Monopoli, Seconda Guerra Mondiale, l'80% delle abitazioni non aveva acqua potabile e servizi igienici. Non è che non ci fosse questa bella scuola, no, non c'era l'acqua a casa. Il 30% dei monopolitani era analfabeta e il 50% ci aveva la scuola elementare. Sto parlando degli anni 40. Ragazzi, una tragedia mondiale che spesso si dimentica, perché la Seconda Guerra Mondiale ha prodotto 60 milioni di morti. 60 milioni di morti. Una guerra senza senso, una guerra partorita dalla follia di due criminali che si chiamavano Hitler e Mussolini. Però io credo che la storia debba indurre lo studente non solo a conoscere e a sapere, ma anche a riflettere. Se qualcuno di voi va su Google o su YouTube e vede la dichiarazione di Alberto Sordi, che è stato uno dei più grandi attori italiani, che partecipò da spettatore il 10 giugno 1940 a Roma, a Piazza Venezia, alla dichiarazione di guerra di Mussolini, si rende conto che Mussolini era il dittatore, ma gli italiani erano imbecilli totali, perché Mussolini parlava e un popolo festante applaudiva l'ingresso in guerra dell'Italia, che non aveva nemmeno le armi per farlo. Una tragedia di un popolo folle. Qui vicino c'è Turi. Mussolini chiama il podestà di Bari e dice: spegnete quei cervelli. Chi stava nel carcere di Turi? Antonio Gramsci e Sandro Pertini, poi presidente della Repubblica Italiana. Non avevano rubato, ucciso, stuprato. Di che cosa erano accusati?
li pensava diversamente dal Duce. E il Duce disse: spegnete quei cervelli. Esattamente il contrario di quello che fanno i vostri docenti, cercare di sprigionare i cervelli. Ragazzi, non pensiate che la guerra del 1940 è lontana, perché la storia molte volte si ripete. I dittatori si riproducono. La libertà e la democrazia non sono un punto d'arrivo, sono un punto di partenza. Il capolavoro di Moro lo possiamo racchiudere in una frase che disse il 3 novembre del 41, in piena guerra, all'Università di Bari. Per chi conosce Bari, il vecchio Ateneo era l'unica università, Piazza Umberto. Entrando in classe, c'erano una ventina di studenti, primo anno di giurisprudenza, Moro dice buongiorno e dice: ragazzi, la persona prima di tutto. Una frase che oggi è innocente. Dopo mezz'ora si presentano i fascisti che vogliono arrestare Moro. Perché? Perché quella frase nel 41 è una rivoluzione, senza armi. Che cosa abbiamo nel 41? Lo Statuto Albertino. 1848. Lo Statuto Albertino dice: il re concede ai sudditi questi diritti. Il re concede ai sudditi questi diritti. Moro dice: la persona prima di tutto. Cioè la persona prima di Mussolini, prima del re. Ed è chiaro che lo vogliono arrestare. Lo salva il vescovo di Bari, Monsignor Mimmi. In quella frase ci sta la Costituzione, perché la nostra Costituzione anticipa a tutto la persona. La persona in Italia viene prima della scuola, del Presidente della Repubblica, dell'industria, dell'agricoltura, della sanità, delle forze. La persona prima. E Moro spiega che mentre lo Statuto Albertino concedeva i diritti, la Repubblica li riconosce. Qual è la differenza? Che se tu concedi, puoi revocare. Se tu riconosci, non dai. Significa che la persona quei diritti già ce li ha. E che significa? Chi li ha dati? Sono diritto naturale. Nascono con il concepimento della persona. Tant'è che il diritto penale italiano punisce col carcere chi uccide un feto che non è cittadino, ma è persona. E quali diritti sono? Perché sennò siamo astratti. Libertà personale, libertà religiosa, libertà politica, diritto alla salute, diritto allo studio, diritto alla mobilità, diritto all'informazione. Ora, noi stamattina abbiamo applicato già 10 volte la Costituzione, perché in questo momento stiamo applicando l'articolo 34, diritto allo studio. Io mi sono preso una cardioaspirina, articolo 32, diritto alla salute. Sono venuto da Terlizzi, diritto alla mobilità. Ho letto la Gazzetta, ho sentito Telenorma, ho rilasciato la dichiarazione alla televisione di Monopoli. Libertà di pensiero e libertà di informazione. Sono arrivato a Monopoli, ho trovato una chiesa, mi sono fatto il segno di croce, libertà religiosa. Lei, faccio un esempio, è passata dalla stessa chiesa mia, non ha fatto il segno di croce, libertà religiosa. Tutto è Costituzione. La Costituzione impiantata tutta intorno alla persona è Aldo Moro. Il viaggio poi continua con gli anni 50, cioè gli anni della guerra fredda. Gli anni 60, il boom economico. Gli anni 70, lo stragismo. Nel 64, il sogno degli italiani, ragazzi, è comprarsi il frigorifero. E un professore, nel 64,
guadagna meno di 15 euro al mese. Negli anni 70 lo stragismo, cioè le persone fatte a pezzi, 20.000 feriti e 2.000 morti, tra cui tanti professori e tanti studenti. Perché mettevano le bombe e chi moriva, moriva. Il rapimento Moro in 55 giorni, 43 anni di inchiesta. Che sta facendo Aldo Moro quando viene rapito e ucciso? Attenzione ragazzi, Moro non è morto, è ucciso. C'è una differenza. Si muore per cause naturali, Moro è stato ucciso. Ascoltate i telegiornali del 9 maggio. Ci saranno tanti interventi di quelli che sono scienziati che parlano soltanto del 9 maggio. Molti dicono Moro è morto. E no. Chi dice Moro è morto lo uccide ogni volta. Moro è stato ucciso. Che cosa sta facendo? Sta facendo due grandi operazioni. Io non vi dico quello che sta nella relazione, se no vi ripeto. Una di politica nazionale e l'altra di politica internazionale. Quella di politica nazionale è la democrazia compiuta. Che significa democrazia compiuta? Che tutti i partiti possono essere governo e minoranza. Noi avevamo una democrazia bloccata perché c'era un grande partito in Italia, il Partito Comunista, che non poteva andare al governo per via degli accordi di Yalta. Gli accordi di Yalta sono quelli che finiscono la Seconda Guerra Mondiale, febbraio 45, e che noi abbiamo conosciuto dettagliatamente soltanto durante i lavori della Commissione. Perché noi che cosa sappiamo di Yalta? Sta scritto sui libri di storia. Che finisce la Seconda Guerra Mondiale, a febbraio 45 si incontrano a Yalta, si dividono il mondo. Americani prendono l'ovest dell'Europa, i russi prendono l'est. Nessuno di noi ha mai saputo e nessun professore l'ha mai potuto spiegare, perché non lo sapeva, che negli accordi di Yalta l'Italia diventa un protettorato inglese. Che significa protettorato? Che noi siamo repubblica, ma una serie di scelte dipendono dagli inglesi. Se gli inglesi non vogliono, non si possono fare. Moro sta tentando di uscire dagli altri. Che significa uscire dagli altri? Significa liberare gli stati dell'est, cioè Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Jugoslavia, Bulgaria, Romania, dalla morsa comunista di Mosca, ma sta cercando anche di liberare l'Italia, la Francia, il Portogallo, la Germania, la Grecia dalla morsa degli Stati Uniti, che non sono la dittatura sovietica, ma che comunque impongono una serie di cose. Noi non siamo ancora usciti dagli altri, perché pensate alla Brexit. La Brexit, cioè l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, è un'operazione tutta americana. Pensate a quanti in Italia tifano, flirtano o fanno affari con Putin, che è un dittatore. Noi non siamo usciti da Yalta e non siamo usciti non perché manchi l'Europa, perché l'Europa c'è rispetto a quegli anni, ma che Europa è? L'Europa dei popoli? No, quella degli stati. Perché voi sapete che la più brutta malattia che esiste in questo momento, a parte il Covid, è la SLA. La SLA è la sclerosi laterale amiotrofica. Se colpisce un giovane, in un mese questo giovane muore. Che Europa abbiamo noi se la Germania, rispetto a questa malattia, investe 20.000 euro al giorno? L'Italia 2005, la Polonia 200. Che Europa è se abbiamo un'Europa di 30 stati e ognuno ha il suo ministro degli esteri, che spesso fa cose diverse dall'altro ministro degli esteri? Un caso, Gheddafi, noi volevamo proteggerlo, inglesi e francesi l'hanno ucciso. Che Europa è questa? Europa perché per andare a Madrid non serve il passaporto? Ottimo.
Europa perché le merci circolano, ottimo, ma non è ancora l'Europa dei popoli. Che Europa è se Ursula von der Leyen va in Turchia e non le danno la sedia? Il presidente della Comunità Europea. Ma stiamo a scherzare, Europa non è Europa. La Turchia è uno Stato democratico? No. Perché non le hanno dato una sedia? Perché nella loro concezione, essendo quella una donna, è una minus. E che Europa è questa? Allora, però ragazzi, l'Europa non si costruisce a Bruxelles. Si costruisce giorno per giorno. L'Europa significa cessazione di alcuni diritti nazionali perché questi diritti siano esaltati e recuperati in quelli sovranazionali. Voi partecipate ad Erasmus, ed è una bella Europa. Ai tempi miei, per andare in Germania, dovevi avere il passaporto. Voi andate, fate Erasmus, i polacchi vengono in Italia, gli svedesi vengono in Italia, noi andiamo lì, è una bella Europa. Ma l'Europa va costruita ancora. Moro la stava costruendo. Perché fu rapito e ucciso? Perché sia la democrazia compiuta, politica nazionale, sia l'Europa dei popoli erano in contrasto con Yalta. Quindi con gli accordi che determinarono la fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché se tu fai una guerra da imbecille, come l'ha fatta Benito Mussolini, e la perdi, la paghi per 100 anni. Russia e Stati Uniti, coalizzati, hanno impedito che quell'idea di Moro proseguisse. Chi l'ha ucciso? Perché poi nella relazione... Ah, fatemi rispondere alla cosa di Gronchi. La figlia di Gronchi era una deficiente. Perché se tu sei la figlia del Presidente della Repubblica, seppur 15 anni prima, e di un personaggio famoso come Giovanni Gronchi, Presidente della Camera, Presidente della Repubblica, tu non puoi fare una società commerciale con dei delinquenti e poi dire non lo sapevo. Perché se non sei criminale, cosa che io non ritengo giusta, sei deficiente. Perché tu hai fatto un'associazione, una società con dei criminali. Perché quelli che gestivano il bar di Betty erano criminali. Perché il bar di Betty, che un pezzo dei magistrati dice essere chiuso il 16 marzo, era aperto, perché quello era il quartier generale del rapimento, e che fosse aperto non lo dice uno come me, che non conta nulla. Andate sul mio sito, link 5, TG1 del 16 marzo 78, i morti a terra, nel TG1, e un signore alza la sarcinesca del bar Olivetti senza chiave, quindi era soltanto abbassata. È chiaro? E tu, la figlia dell'ex Presidente della Repubblica, faccio dire con questo, deficiente, una deficiente, tutto qua. Non era una criminale, era una imbecille, una superficiale, scriteriata, come spesso capita a chi ha avuto il padre al vertice, che è stato un ministro degli interni, negli anni 70 di Genova, che per salvare la figlia dal terrorismo, nel senso dell'appartenenza al terrorismo, le murò il balcone di casa, la chiuse in camera sua e mise due carabinieri dietro la porta. Un reato, perché quella era maggiorenne, ma l'ha salvata. La cosa non è, si chiamava Taviani. La cosa non è riuscita a Don Accatten, ministro, il figlio brigatista. Poi morto per un gesto di solidarietà, perché dopo aver scontato il carcere, esce dal carcere, un giorno sulla Milano-Venezia, autostrada, nebbia, lui si ferma per soccorrere una donna che ha fatto un incidente stradale, esce dalla macchina e un camion lo investe e lo uccide. È chiaro il contesto. Queste sono le motivazioni per le quali Moro viene rapito ed ucciso. La cosa strana, infelice, se volete assurda, è che a me
hanno insegnato che non vi ribellate, che Giovanni Pascoli ha scritto I Promessi Sposi per 35 anni. Se qua c'è qualche professore che dice che l'ha scritto Leopardi, sbaglia. Se dice che l'ha scritto Manzoni, significa che non conosce la materia. I Promessi Sposi li ha scritti Giovanni Pascoli. Prima che mi cacciate, vi spiego che cosa voglio dire. Se noi per 35 anni a scuola insegniamo che Pascoli ha scritto I Promessi Sposi, vediamo i film, leggiamo i giornali, vediamo le enciclopedie, vediamo la televisione, e sta sempre detto che Pascoli ha scritto I Promessi Sposi, noi ci convinciamo che Pascoli ha scritto I Promessi Sposi, perché 35 anni sono più generazioni. Io nel 78 andavo all'università, oggi ho 63 anni, poi immaginate un po', avevo 20 anni nel 78. Che voglio dire con Pascoli che ha scritto I Promessi Sposi? Se noi per 35 anni abbiamo detto che Aldo Moro è stato rapito e ucciso dalle Brigate Rosse, andate a vedere la Treccani in questo momento. La Treccani, sta scritto che Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Ho detto alla televisione di Monopoli che non è che Moro non è stato ucciso dalle Brigate Rosse, è stato ucciso anche dalle Brigate Rosse. Il che non riduce la responsabilità penale delle Brigate Rosse, l'aumenta, perché i brigatisti sono delinquenti, criminali e bugiardi, perché coprono. E ve lo dice uno che, diciamo, si è fatto parecchie cene con i brigatisti, una alla volta, per capire. Avevo paura, erano innocui, ma per capire sono andato a cena con la Faranda, sono andato con Morucci, con Franceschi, per capire, perché per poter interrogare, noi abbiamo fatto 200 interrogatori nella commissione, io dovevo cercare di capire dall'altra parte come si pensasse, e lo potevo capire se parlavo. Poi alcuni li ho mollati perché hanno tentato di utilizzarmi, qualche altro invece continua a sentirlo perché mi spiega alcune cose che da solo non posso capire. Che significa? Le Brigate Rosse c'erano anche in via Fani. Ragazzi, la verità giudiziaria su Moro si basa su 8 processi. Questi 8 processi si basano sul memoriale scritto da 2 fidanzati delle Brigate Rosse, Valerio Morucci e Adriana Faranda. Su questo memoriale di 100 pagine che trovate sul mio sito, i 2 brigatisti hanno detto tutta la verità e hanno fatto i processi. Noi ci siamo accorti, studiando e facendo le indagini, che il memoriale Morucci-Faranda, sul quale sono stati fatti 8 processi Moro, è completamente falso. Vi faccio degli esempi, non vi voglio annoiare. Con quanti colpi è stato ucciso Moro? 11, sono 12. Quanti colpi silenziati? 4, sono 2. È morto sul colpo? Sì, 40 minuti di agonia. Dove l'avete ucciso? Nella Renault? Non è possibile, perché lungi da me. Ma se io sparassi a lei, io sto in piedi, non aver paura, non ce l'ho. Lei sta seduta. Il proiettile andrebbe dall'alto verso il basso. I proiettili che hanno ucciso Moro vanno dal basso verso l'alto. Ma i brigatisti dicono che Moro l'hanno ucciso nella Renault. Allora qual è la conclusione? Che chi si accusa dell'omicidio Moro, il brigatista, non ha partecipato all'omicidio. Perché è possibile che tu uccidi uno come Moro e le sbagli tutte. E allora ragazzi, sempre per capirci, è questo memoriale, perché quei 2 l'hanno sbagliato tutto, semplice, perché non l'hanno scritto loro. E perché se lo sono autoattribuito? Per raccontare a quegli imbecilli degli italiani, tra cui io, la verità dicibile sul caso Moro, cioè quello che si poteva raccontare.
anche perché gli italiani pensano che il più grande programma della RAI sia Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi. La sera Amadeus vuol sapere, ci dà un sacco di soldi, chi è il cognato, chi è il cugino, chi è il parente. Allora, in questa Italia, i brigatisti e i loro compari ci hanno trattato da imbecilli. E quindi fa bene il professore a dire che Pascoli ha scritto I Promessi Sposi. Tanto, chi se ne frega. Ora, uso metafore per farvi rimanere qualche cosa di pesante. Il memoriale Morucci-Faranda non l'hanno scritto i due brigatisti. Dice, e chi l'ha scritto? Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica. Ugo Pecchioli, deputato del Partito Comunista. Ferdinando Imposimato, magistrato. E i servizi segreti italiani. Lo dico io? No. È scritto nella relazione del Parlamento del 13 dicembre 2017, che nessuno studia, nessuno legge. Orietta Berti, lo dico ai giovani, una cantante, cantava finché la barca va, lascialo andare. Cioè, ognuno si fa i fatti suoi. Perché hanno scritto questo memoriale quattro persone così importanti? Per raccontare la verità dicibile e per chiudere sulle Brigate Rosse tutte le responsabilità. Perché se io dico che la colpa è solo del preside, qua siamo tutti innocenti, tranne il preside. Ovviamente faccio degli esempi perché il vostro preside è una persona squisita. Io ho dimostrato che il memoriale è stato costruito da queste persone. Sogno la notte una donna. Non pensate a male. Teresilla Barilla era brutta come il debito, quindi escludiamo l'aspetto estetico. Perché io sogno la notte questa suora? Perché questa suora, ragazzi, è stata l'unica persona al mondo morta asfaltata. Durante una processione del Divino Amore, una macchina è entrata in processione e l'ha asfaltata. E perché io me la sogno? Perché avrei voluto chiedere su Teresilla, ma tu il memoriale Morucci-Faranda quando l'hai dato a Cossiga, Presidente della Repubblica? Perché il signor Cossiga dice di aver avuto il memoriale nel 1990, il memoriale è datato 1986, noi abbiamo scoperto che nell'88 i servizi segreti ci avevano già la copia del memoriale, quindi Cossiga non l'ha dato nel 90. E suor Teresilla è morta così, asfaltata. Vedete ragazzi, se i vostri docenti vi inducessero, come fanno alcuni, a studiare soltanto i Sumeri, i Babilonesi, i Fenici, per loro è meglio. Perché se un professore dice che la capitale della Babilonia è Atene, non è vero, ma non muore nessuno. Se un docente affronta il caso Moro, quindi la storia d'Italia, non la storia morta, feudalesimo, feudatari, vassalli, barbassoni, no, la storia viva, perché il caso Moro è la storia di oggi. Quel docente, quella scuola, non guarda al passato, guarda al futuro. Allora voi dovete essere orgogliosi di essere studenti di una scuola che investe sul sapere per il futuro. Dovete, tornando a casa, dire noi siamo orgogliosi della scuola che frequentiamo, ma dovete dire anche un'altra cosa. Moro non è morto, come dicono gli imbroglioni. Moro è stato ucciso. Ma io mi sono ribellato all'idea di Pascoli che ha scritto I Promessi Sposi. Ho perso 5 gradi di vista, sono stato di fatto epurato dal Parlamento, sono stato invitato a non rompere i cabasissi, come dice
Montalbano. Sono stato insultato, sono stato minacciato, sono stato querelato e vivo nel terrore che mentre io sto qua a parlare con voi, qualche bell'imbusto mi mette una bomba sotto la macchina e come metto in moto salto in aria. Vivo così, ma non gliene frega niente a nessuno. Io non c'ho parenti tra le vittime, non c'ho parenti tra i brigatisti. Questo libro che vi è stato regalato dal Consiglio regionale, una casa editrice voleva comprarlo da me, perché l'ho scritto io. Mi offriva 80.000 euro, io non l'ho mai venduto. L'ho regalato al Consiglio regionale, che lo regala nelle scuole. Perché la mia non è un'operazione economica, è un'operazione culturale. E io continuo a girare le scuole e le biblioteche per raccontare la verità. Però se voi leggete il Corriere della Sera di ieri o se vedete il programma, non della Carrà, della Veneziana, come si chiama, quello della domenica pomeriggio a Rai 1, Mara Venier, è andato Veltroni, mio amico, a parlare di Moro. Ha scritto un bel libro, io non l'ho letto, ho letto il Corriere della Sera, ma Veltroni non stava in commissione. È chiaro perché? È perché per andare a Rai 1 devi stare in linea. Io non sono in linea, perché io dico che il Presidente della Repubblica Cossiga è parte integrante dell'omicidio Moro, non che l'ha ucciso, non ha fatto quello che doveva. Giulio Andreotti non l'ha ucciso a Moro, ma non ha fatto quello che doveva. E sai, se tu dici che un Presidente del Consiglio, un Presidente della Repubblica sono parte integrante di una vicenda come quella di Moro, ti devi arrampicare sugli specchi. La mafia, la camorra, l'andrangheta, la banda Magliana stanno tutte nel caso Moro. Dove è stato tenuto Moro? Dopodiché me ne vado. In via Montalcini a Roma. Chi l'ha detto? Villoresi. E chi è? Un giornalista di Repubblica. Non è vero. La prigione di Moro, molto, 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 molto probabilmente, è a Roma, via Massimi 91. E sapete chi era il proprietario di questo palazzo dove stava Moro? Un delinquente che faceva il vescovo. Era uomo della CIA. Era uomo della P2. Si chiamava Paul Marcinkus. Era il cassiere della banca IOR, la banca del Vaticano. Allora tu c'hai un grande papa come Montini, santo, che tenta di salvare Moro, e c'hai un vescovo che lo ospita negli appartamenti che lui gestisce. Ora qui vi dico una cosa che non c'entra con Moro, però voi siete ragazzi intelligenti. La conclusione la trarrete da solo. Se io ho una dépendance e la uso a garçonnière, non ci porto mia moglie, giusto? Cioè, tu nella garçonnière non porti tua moglie sta a casa, la trovi a casa. Nella garçonnière non si porta la moglie o non si porta il marito. Non è un reato. Può essere... è certamente infedeltà, ma non è un reato. Nessuno va in carcere perché c'è l'amante. Non è un reato. Ci andò Coppi negli anni 50 quando era reato. Ora, se un vescovo, seguitemi, c'ha la garçonnière, chi porta nella garçonnière? Mia sorella. Il vescovo è un reato, perché il vescovo è tenuto da diritto ecclesiastico e da diritto canonico al celibato. Dice, dove vuole arrivare questo matto che sarei io? Ve lo spiego. Però fatemi una cortesia, soprattutto i professori che possono sapere il nome e cognome, state zitti perché sennò è un'incitazione al mio arresto. Negli anni '80 a Roma scomparve una ragazza più o meno della vostra età. La rappresentavano con una bandana, cioè aveva 15 anni. Questa ragazza non è mai stata trovata.
tante ricerche, era una cittadina vaticana. Perché non è mai stata trovata? Per un motivo molto semplice. Perché ove la trovassero, ove l'avessero trovata, con i sistemi odierni si potrebbe stabilire se quella ragazza, quando è morta, stava sola o no. Mi spiego. C'è l'amante di uno dei capi della banda della Magliana che sostiene che il capo della banda della Magliana, Renatino De Pedis, imputato di 60 omicidi, è stato ucciso a 32 anni ed è stato sepolto nella Basilica Pontificia di Santa Apollinare, cioè il capo della mafia romana. E perché? Perché avrebbe fatto scomparire questa ragazza e quando l'ha uccisa erano solo loro due, l'omicida e la vittima, ma non erano solo loro. Che vuol dire? Che la ragazza, ci siamo capiti? Allora, se tu trovi il cadavere con le tecniche odierne, si nota che quella ragazza stesse incinta. E con il DNA si risale al padre. E tu nella garçonnière chi portavi? Tu vescovo Marcinkus. Mi state seguendo? Tutto questo a Roma, in via Massimi, palazzine del Vaticano, dove vengono ospitati dei brigatisti nel settembre 78, cioè dopo il rapimento Moro, e dove io penso, e mi hanno querelato, che ci fosse la vera prigione di Moro. E sapete chi mi ha querelato? I due pseudo brigatisti che lo ospitavano. Cioè qua siamo arrivati a contraccia, loro querelano a me. Ci siamo capiti? Di questo siamo parlando. Questo è il caso Moro, ragazzi. Ecco perché, orgogliosi di appartenere a questa scuola, orgogliosi, perché una scuola che guarda a Moro è una scuola che guarda a domani e non a ieri. Chiudo dicendo, come ho detto prima, se sono qui la colpa è di Romani Junior, il merito è del preside, se sono qui. Romani Junior mi ha invitato e il preside mi ha portato qua. Il 24 settembre prossimo scade il quinto bando borse di studio Moro, organizzato dal Consiglio regionale della Puglia. I premi sono in denaro. Io credo che una città prestigiosa, autorevole, culturalmente bella come Monopoli e un liceo come il Galilei di Monopoli debbano marcare una presenza autorevole nelle borse di studio. Non per i 1500 euro che pure servono, ma per lasciare un segno. C'è un sindaco in questa provincia, il sindaco di Bitetto, avvocato Fiorenza Pascazio, che si è laureata con il professor Imposimato, facendo una tesi di laurea su Moro. Ovviamente stiamo parlando di 15 anni fa. Quando io ho detto a Fiorenza che Imposimato, magistrato, ha partecipato alla stesura, lei è sbiancata. Che cosa voglio dire? Che spesso noi costruiamo dei miti che non corrispondono a verità. Che non corrispondono a verità. Allora non è che se io mi rubo questo computer sono ladro. Se questo computer, faccio un esempio, lo ruba un colonnello dei carabinieri, non è ladro. Il furto è uguale. Anzi, per il pubblico ufficiale c'è l'aggravante. Perché sto introducendo questo tema? Perché nella storia d'Italia e nella storia di Moro noi non dobbiamo mai discutere per sigle o per enti, ma per persone.
le persone sono responsabili. Noi non possiamo dire che tutti i carabinieri d'Italia sono delinquenti perché quelli di Firenze sono andati a stuprare le ragazze americane. No, quelli sono delinquenti. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire, e io l'ho detto, è tutto registrato, che Cucchi è stato ucciso dai carabinieri. Ma i carabinieri che piacciono a me sono quelli che sono morti con Falcone, con Moro, con Borsellino, quelli che ci salvano, quelli che ci proteggono. Quindi mai dire i carabinieri, mai dire la Democrazia Cristiana, no, Andreotti e Cossiga, mai dire il Partito Comunista, Pecchioli, mai dire la magistratura, alcuni magistrati, alcuni giornalisti. Chiudo dicendo che l'omicidio Moro lo hanno realizzato alcuni, ma lo hanno accompagnato tanti, nazionali e internazionali. Questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Vorrei capire, è Moro che parla, vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Toglietemi 2 milioni di voti, ma non un atomo di verità. Nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e l'essere nel Mediterraneo, perché l'Europa intera è nel Mediterraneo. Ragazzi, tornate a casa. Orgogliosi di venire in questa scuola, orgogliosi, e tornate a casa sapendo che il processo di libertà, di crescita della democrazia italiana il 9 maggio 78 ha avuto una brusca interruzione, e dobbiamo andare avanti, perché Moro diceva: attenzione ai giovani, senza di loro non c'è futuro. Chiudiamo con Calamandrei. Calamandrei era un costituente. Che dice Calamandrei? Una cosa bellissima. La democrazia e la libertà è come l'aria. Capisci democrazia e libertà quando le perdi. Qualcuno di voi ha mai visto l'aria? No. Ma senza aria noi qui moriremo tutti. La democrazia e la libertà è la stessa cosa. Ma non spetta al preside difenderla. Spetta ad ognuno di noi, perché democrazia e libertà è patrimonio di tutti noi, e non la si difende facendo il convegno, la si difende fuori, opponendosi a chi ritiene che la libertà e la democrazia siano degli optional. Nessuno di noi saprebbe vivere senza aria e nessuno di noi saprebbe vivere senza democrazia e libertà. Io vi ringrazio, mi fermo qui, tenete presente che la relazione è abbastanza lunga, ma se ci sono delle domande, io prima di scapparmene, per andare in un posto nel quale vi invito a stare lontani, perché io vado a fare il presidente dell'IRCS Giovanni Paolo II di Bari, che è l'oncologico, dove in questo momento ci sono 14-15 tra presidi e docenti pugliesi in cura, e stiamo assistendo per via del Covid ad una compressione spaventosa del diritto alla salute, perché ormai tutto è Covid e quindi tutto il resto non si cura più. Un dato: le mammografie stanno in ritardo di 8 mesi, e le mammografie significa prevenzione per il carcinoma mammario. Allora, che paese vogliamo costruire? Un paese nel quale ognuno fa i fatti suoi, o un paese nel quale la comunità riesce a distinguere i valori dai gossip? La Costituzione è un valore. Grazie e buona giornata.
Bene, siamo noi che la ringraziamo ancora una volta per il modo appassionato, io direi, profondamente convinto con cui lei ci trasmette il bisogno, l'urgenza e l'importanza di conoscere questa vicenda, perché conoscerla significa conoscere chi siamo, significa sapere cosa siamo e che cosa siamo diventati. E soprattutto sapere questo significa avere la possibilità, come lei diceva giustamente, di cominciare a cambiare, cominciare a trasformare in modo migliorativo, naturalmente, no? Questa democrazia che pian piano, innanzitutto con il concorso della conoscenza e della verità, può diventare quello che deve diventare. Mi permette di dire una cosa. Qualche ora fa alcuni ragazzi hanno regalato a noi insegnanti, e la cosa ci ha piacevolmente stupito, spiazzato, un fiore accompagnato da un biglietto sul quale c'erano scritte delle parole che ricordano quello che gli ha detto qualche minuto fa, cioè ha parlato di libertà come un bene essenziale ma intangibile, libertà come l'acqua, libertà come il pane, ecco. Bene, su quel biglietto c'erano scritte delle parole che sono una sorta di anticipazione di quello che lei ci ha detto. E la cosa straordinaria è che sono parole di Moro, ma non di Aldo Moro, di un giovane cantante, un giovane artista, che evidentemente intercetta il bisogno di libertà. Non di mi avete ragazzi. Fatto niente, il Festival di San Paolo. Esatto, proprio lui. E la cosa mi ha profondamente sorpreso, un caso di benvenuta serendipità, perché io ero entrato in quella classe con il programma di far vedere loro un video che le conosce bene, il video della canzone di Virginiana Miller, Anni di Piombo, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, e che parlava di un altro Moro, che, guarda un po', voleva, pretendeva in qualche modo, no? La libertà del suo paese contro i condizionamenti degli altri. E allora vede, e qui concludo, a volte ci sono queste coincidenze straordinarie che probabilmente forse non sono delle coincidenze, ma sono l'espressione di una sorta di tendenza della coscienza collettiva a volere qualcosa. E questo qualcosa, evidentemente, in questo momento così difficile, è appunto una libertà che sia degna di questo nome. E quindi ancora grazie per averci stimolato in questa direzione. La ricerca di vera libertà significa ricerca di verità. Grazie ancora. Allora, la professoressa può far partire il filmato. Io ovviamente sono a disposizione se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, di materiale per la vostra. Chiamate pomeriggio, vi do tutta la disponibilità che può essere utile.